שלום עליכם קריבי, עוד שם יצא שם, שם יצא תענית דף ח', יורנו יציאה מדף ח' עמוד א', סדית של גטע סופרן. ואמר רבי ימי, מה ידי כתיב אם משוך הנחש ולא לחש, ואין יתרון לבעל הראשון? סא און סרפנטה מורדרה, פיקה נום פוין קנטטו. קולוי כספרטו diciamo in discorsi non ha nessun vantaggio. E ora come la spiegherà? Ibraita dorso shamayim meshatchin kinochoshi. La parola meshatchin per come la vuole spiegare la, la radice di shoch, se un serpente morde. E qui c'è Shamayim Meshatchin, però qui nel senso se la, il cielo è arrugginito come il rame, perché il verso in Sefer Devarim Perev Kavchet Pasuv Kavgimel dice Vayu Shamecha Asher Roshcha Nechoshet, Nechoshet vuol dire rame. E ciò si potrebbe dire che qua, se il cielo, perché nel senso che non c'è pioggia, milorita al matar, perché non c'è pioggia, né, non c'è né rugiada né pioggia, e perciò il cielo ha un colore come la patina di, dell'idrossido di rame, che il rame viene ossidato dall'acqua, che riceve un colore turchese. E spiega ora, Bishvillo Hashel Hishot Shein Bador, a causa di coloro che lo Hashel Hishot, nel senso che traduzione letterale come che sussurrano, che sanno quello che sanno sussurrare, ma qui nel senso che, nel senso di pregare, cioè non c'è gente che prega in quella generazione. Ma è Tangratan, cosa possono, in che maniera possono rimediare? Che vada qualcuno che sa, come ho detto, sussurrare, ma qui si intende che sa pregare. Che il suo collega parlerà in suo favore. E si può spiegare o che preghi per loro, oppure si può spiegare che e gli causa che essi facciano una introspezione nel proprio, nelle proprie azioni e analizzino le proprie azioni affinché facciano ciuva, e allora verrà la pioggia. Venitron, veramente si potrebbe, da un lato si potrebbe dire che è più importante che tutti facciano ciuva, e allora è più facile che venga la pioggia. Però d'altro canto lo troveremo in questa Masechet Ta'anit stessa, più avanti, che ci furono parecchi casi che dei saggi pregarono e per loro schut, loro merito, venne la pioggia, immediatamente, subito, mentre stavano pregando. Venitron e Balashon, questa è la continuazione del verso che abbiamo appena menzionato, il primo verso abbiamo menzionato. Mi è sharlo il chosh veno lo chesh, e se qualcuno è capace di pregare ma non prega, e che cosa gli giova se rimane in silenzio? Ve im lachash lo ne'ene o ne'ena, e se colui che è esperto nel parlare e non viene risposto favorevolmente, ma è tacante, cosa può fare per rimediare? Che vada da un giusto della sua generazione e preghi per lui. E comandò la pioggia che cada
per merito di colui che pregò per la pioggia. Vempgia è la sfila. E la parola mafgia, nel senso, la radice della parola mafgia è pghia, e pghia si intende preghiera. Shenemar v'ata al tilpalel ba'adam hazeh, v'al tisa ba'adam rinat tfilah, v'al tifgabi. Qui porta questo verso che dice v'al tifgabi, nel senso che tu non preghi. Vatati il padre della Masè, che tu non preghi per questo popolo e non causare che ci sia preghiera si rinasce possibile. Si potrebbero in alcune maniere, in questo senso qui si intende anche una specie di preghiera. Vatati il Gabì, e non nel senso di non accettare le loro preghiere, per non anche se può tradurre che non è a volte difficile tradurre esattamente, e non causarmi qualche danno o qualcosa del genere, al fatto che accetta le loro preghiere. Ve'im lachash ve'altà biyado. E se pregò e le sue preghiere furono accettate, umagis datola, e allora diventa arrogante, diventa orgoglioso perché le sue preghiere furono accettate, mevi'af la'olam, causa un'ira divina in tutto il mondo. Shenemar mikne'af al ole, e un'acquisizione di ira per causa di ciò che sale su, nel senso sale su il suo orgoglio. Rav Amar, Shnei Talmid Chachamim Shoshvim Bi'ir Achat, due saggi che vivono nella stessa città, che abitano nella stessa città, Ve'enochin Zev L'Zev Alacha, e non sono in buoni termini uno con l'altro, Mitkanim ve'afu malin oto, causano l'ira divina e portano l'ira divina su se stessi. Shenemar miknef af al ole. Il verso abbiamo appena menzionato, umay tron v'al lashon, e c'è, ma adesso lo spiegherà come la. Amar Shlakish, mai dechi vimshoch hanachash belo lachash, ben yitronu v'al lashon. Le'atid lavo, nel futuro, mitkapsot ba'ot kol ha'chayot etzel nachash, ve'omrim lo, e dicono, tutti gli animali dicono al serpente, arido resivochel, il leone azzanna la propria preda e la mangia, la divora, ze'ev tore ve'ochel. E il lupo anche fa a pezzi la propria preda e la mangia. Atamana yeshlecha. Che beneficio hai tu che mordi e l'animale, una persona, muore ma non la mangi? Amarla en, venitone balla ragione. E che vantaggio ha colui che parla ragione là? אמר רבי עמי, אין תפילתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים נפשו בכפו, שנאמר נישא לבבינו אל כפיים. לפריגריה דונא פרסונה ויאנה שיטת הסולו, שא משים נפשו בכפו, נוסיפו תרדו לטרמנטה, וכי לטרמנטה וולדירה, כמתה לפרופי אנימה נפרופי פלמי, מסינתנדה כפרגה קוני מסימו פרבורה פוסיבילה, כפרגה הוא תותה לאנימה. E allora la sua preghiera viene accettata. Chiede Barà, Eni, Ukim Shmuel Amorà Alev Darash. Shmuel insegnò che Vaifatu Befiem, che parlano male
quello robot che hai fatto vuol dire più che li sedussero quello robot che questo vuol dire li sedussero questa traduzione letterale ubilshonam ikasvulo e dissero menzogne con le proprie lingue vilibarlo nacholimo e il loro cuore non era cioè ciò che stavano dicendo non è come che avevano ciò che avevano in mente velo nimnubi vrito e non erano in armonia con i propri con il proprio patto, cioè non fecero ciò che Hashem chiese, e con tutto ciò Hashem, che Hashem è molto misericordioso, e con tutto ciò Hashem perdonò i loro peccati. E vediamo che una preghiera, anche se una preghiera non è molto sincera, con tutto ciò Hashem l'accetta. E prima abbiamo visto che Hashem accetta la preghiera solo se prega col massimo fervore. Un caso si tratta di una persona, di un individuo, un solo individuo, e l'altro caso si tratta del pubblico. Cioè, se una persona, un individuo prega e chiede a Hashem qualcosa, deve pregare con il massimo fervore possibile. Mentre vede il pubblico, anche se non sono sinceri nelle preghiere, comunque Hashem accetta le loro preghiere. Amravami, e anche se mi ordine, ela bishvil balei amana. Sheneemar, emet me'eret yitzmach, v'tzedek mishamayim nishkach. Le piogge cadono solo in merito di coloro che sono onesti nei loro affari, poiché dice il verso, la verità crescerà dalla terra e la carità osserverà dal cielo. E però, perciò quando dice Mishamayim, Nishkaf, si intende le piogge, che se le persone sono oneste, allora ci sono piogge. Vanno ve amma rabbiami. Bo re, kamagdolim balei amanah. Vedi quanto sono importanti le persone che sono oneste nei loro affari. Minain, dove sappiamo ciò? Mi chuldau bor. Huldai è come una specie di visone, diciamo, un piccolo mammifero di questo tipo. Ci sono parecchi, ma dico uno per dire, così copiati, così tanto. E perciò diciamo il visone. Un visone è di un pozzo. Umma mammin bechulda uborkach, amammi akushbohu, rachat kama bikama. E così tratta. Il caso è che ci fu un uomo e una donna che si incontrarono e si promisero che si sarebbero sposati. E l'uomo se ne andò e un giorno si sposò con un'altra donna. E dopo di ciò nacquero due bambini. E un bambino fu divorato da un visone e l'altro bambino cadde in un pozzo. E allora la moglie chiede. È una cosa molto strana che queste morti che sono così strane, non sono, che non sono casi normali, e ovviamente c'è qualcosa sotto, e raccontami cosa c'è di sotto. E allora lui raccontò che fece un accordo con una donna che sarebbero sposati, e perciò furono puniti.
Perciò dice che vediamo che alla fine giunse alla conclusione che il visone e il pozzo sono testimoni e puniscono, a maggior ragione Hashem, e che uno deve avere fede in Hashem. Rabbi Yochanan, כל המצדיק את עצמו מלמטה, מצדיקין עליו הדין מלמעלה. שנאמר, אמת אמת מצמח, וצאתי משם ונשכב. Quello che intendo dire qui è che quando una persona, lo spiego un po' in maniera un po' diversa, perché sia semplice capire. Quando una persona commette peccati, però si scusa e trova delle scuse dicendo, invece di dire che ho la colpa perché ho commesso queste azioni, invece trova scuse e cerca di dire che queste azioni non sono, diciamo, non sono così gravi, oppure cioè spiega se stesso e che in fin dei conti non è un'azione così grave, oppure non è un peccato, eccetera. E allora il giudizio, il midata ad-din, l'attributo di giustizia è molto più severo, molto più grave. Saranno severissimi con lui. Troviamo Davide Melech che disse, quando venne il Navi, il profeta Natan, e disse a Davide Melech, tu hai peccato? Hai fatto questo peccato? Allora subito Davide Melech disse, Chatati Hashem, ho peccato Hashem. E allora subito Hashem lo perdonò. Però quando Shmuel disse a Shaul che hai fatto un peccato, che hai lasciato in vita gli Amalekim, gli animali, e Shaul trovò delle scuse, disse forse per questo, per quelle diverse ragioni. Allora Hashem non perdonò. Rabbi Bar Abin Amar Ravuna, Me'acha, Bechiratcha Evratecha, che nella stessa maniera, la stessa quantità corrispondente a come una persona ha timore di Hashem, così ugualmente è la collera di Hashem. Più una persona ha timore a Hashem, meno c'è collera, veramente è al contrario. E meno una persona ha timore di Hashem, e allora la collera è maggiore. Reish Lakish amar, Me'acha, Pagata et sas ve'oseh tzedek, bidrachecha izgerucha. אין אתה קצבת ונחית באם עולם ונבשע. נבשע. Dice verso così. Tu hai ucciso coloro che sono felici e compiono le mitzvot, che sono giusti, che compiono le mitzvot. Però, con tutto ciò, e loro si ricordano, loro sempre menzionano Hashem, sempre per il meglio. Però, e tu, cioè Hashem, ti sei irato perché loro hanno peccato, e però verranno salvati le Olam. Olam si intende in Olam Abba. E Hashem, perché Hashem li fa pagare in questo mondo affinché siano completamente puliti dei peccati nel prossimo mondo. Amar Yeshua ben Levi, Kol ha-sameach bisurin shebaim alav mevi Yeshua al-olam, sheneemar baim le'olam v'nivashel. Che colui che è gioioso, è contento e accetta le proprie sofferenze con gioia e porta una salvezza al mondo, tutto il mondo. Perché perciò dice il verso, Vaem olam rivashea,
che attraverso essi il mondo verrà salvato. E la verità è che quando una persona è contenta e felice, anche se soffre, e ringrazia Hashem, ci sono veramente parecchi casi che io ho udito, persone che hanno fatto questa azione, che hanno, non sono che hanno accettato ciò senza essere tristi e senza avere nessuna lamentela, ma al contrario, che erano contenti, hanno ringraziato Hashem per le sofferenze sono andate via in poco tempo, completamente, perché hanno ormai sorpassato e passato quel limite, quel punto che è il loro esame, che Hashem esamina la gente. Se soffrono però si lamentano, allora Hashem continua a farli soffrire, però se loro accettano ciò che Hashem fa, e non solo ciò, ma anche ringraziano Hashem, ormai sono giunti al punto che hanno capito esattamente lo scopo delle loro sofferenze, e perciò non c'è più significato e senso che continuino a soffrire. Perciò Hashem toglie le loro sofferenze, perché ormai hanno già sorpassato quel livello e quella situazione, e che loro sono consapevoli del fatto che le loro sofferenze è per il meglio e per il loro vantaggio, e perciò non c'è più senso e non c'è più necessità che soffrono. Perciò Hashem porta via, toglie le loro sofferenze, ma non solo le proprie sofferenze, ma bensì, come ho visto nella Gemara, le sofferenze di tutto il mondo. Amar Rish Lakish, mai dichtiv vatzarat ha-shamayim, che Hashem trattiene la pioggia, che non ci sia pioggia, bishah shamayim netzarin milorid, quando Hashem trattiene la rugia della pioggia, dome le isha shem chaved ve na yoledet, è simile a una donna che deve partorire ma non partorisce. Ve'aino da mar resh lakish mishum bar kapara, ne'emra atzira b'shamim, ne'emra atzira b'isha, così come c'è scritto che Hashem trattiene la pioggia, così ugualmente c'è scritto riguardo a una donna che deve partorire, che viene trattenuta, che non dà nascita. Nemrazi Rabbe Isha, se ne è mal, perché è scritto che Azzora Hazzar Hashem Bad Korrechem, che Hashem causò che non c'è nessuna donna di nascita. Nemrazi Rabbe Shavim, è scritto anche riguardo alle piogge che Hashem trattiene le piogge. Dichtiv, Dazzarta Shamay. Nemra le da Be Isha, Venemar le da Be Shavim. È scritta la parola nascita riguardo a una donna, è scritto anche riguardo alle piogge. Ne vale da Bisha, è scritto riguardo a una donna, poiché dice Dichtiv, Vatar Vateret Ben, Venemar le da Bikshamim, è scritto riguardo alle piogge, Dichtiv, Veolida Vitzmicha, che farà che darà nascita e farà crescere. Perciò vediamo che il processo della crescita delle piante è simile alla nascita dei bambini. Nemar ki da Beisha, scritto riguardo a una donna, è scritto che Hashem si ricordò d'essa. Nemar ki da Bekshamim, è scritto riguardo alle piogge anche, che Hashem si ricorda del popolo ebraico e porta le piogge. Nemar ki da Beisha, poiché c'è scritto di Achtiv, Hashem pagate Tzara, che Hashem si ricordò di Tzara. Venemarchi da Bishkamim, è scritto riguardo le piogge anche, Dichtiv pakata aret bacio kikea, Rabat da Shrena perikilokim malemaim, e che tu ti sei ricordato della terra e l'hai irrigata, l'hai arricchita abbondantemente, come una piscina piena d'acqua. Mai per che lo chiama le mani. Cosa intende una piscina piena d'acqua? Una piscina di Hashem piena d'acqua. Tana che mi cuba yesh barakia, shimena gishamim yotzin. Nel cielo c'è come una specie di cabina piena d'acqua dal quale scende la pioggia. Interessante la parola. Scusi.
Cuba e cabina, troviamo la stessa simile radice. Rame Shmuel Bar Nachmani. Ma è dirtiv, im lashevet im learzo, im lechesed, im tzaehu, che fa scendere la pioggia, sia perché è come un bastone per castigare, o per la propria mano, o per misericordia. Im Neshevet, se Hashem, adesso spiega, la Gemara spiega, Im Neshevet, se Hashem decretò che ci siano piogge abbondanti, però siano, e siano violenti, come un bastone che castiga, che colpisce, e che la gente deve fare teshuva. Cioè, e dopo la gente fanno teshuva. Perciò, siccome la gente ha già fatto teshuva, però Hashem ha decretato che le piogge siano violente, allora abbiamo il voto. Allora Hashem causa che le piogge cadano sulle montagne e sulle valli affinché non infastidire la gente. Im lechesed, però, se il decreto fu che le piogge scendano gentilmente, non violentemente, inizia l'arzo abbassato bikramim. Allora Hashem fa sì che il popolo. Si può spiegare che o che hanno fatto ciuva o che si importano bene. Allora Hashem fa sì che le piogge cadano sui campi e sulle vigne. Im Neshevet, Leila Not, se Hashem decretò che le piogge siano violente e che le piogge sono come un bastone che castiga, e dopo di ciò la gente fece teshuva. Allora Hashem fa sì che le piogge cadino sugli alberi. E se Hashem decretò che le piogge cadino sui loro campi, allora Hashem fa che cadino sulle piante per innaffiarle. E se Hashem decise, im lechesed im tzeu, barot shekhin u me'arot. Se Hashem decise che le piogge siano piogge di misericordia, allora le piogge riempiono cisterne e canali e caverne. Bimera bishmuel manachmani ave kafna umutna. Durante il periodo di Shmuel, Rav Shmuel Nachmani, ci fu una carestia e una piaga. Amre Echinavit, che cosa facciamo? Mi vai Rachmei a Tarte, se chiediamo per entrambi, sia per, preghiamo a Hashem affinché tolga la carestia e la piaga. Lo Efshar, non è possibile, qui si può chiedere solo per una cosa. Era li bai Rachmei Amutna. Perciò chiediamo solo per la piaga. Amalu Rav Shmuel Bar Nachmani, no. Meglio invece Nibai Rachmei HaKafna, è meglio che preghiamo per la carestia, che non ci sia carestia. Dechi Yaiv Rachmana Sova Lechai Odiav. Perché se Hashem farà sì che ci sia abbondanza, allora lo darà ai viventi, perciò ciò causerà che ci sia che la gente sia vivente, viva e non morta. Dichte potete te come sbel con Khairatsu. Perciò è meglio pregare affinché non ci sia, che Hashem tolga la carestia. Uminana dell'uomo mazzina tarde, dove sappiamo che non si può pregare per due preghiere, per due cose. Dichtiv venatsumanu vakshav melokenu al zot, che facciamo, che digiuniamo e chiediamo a Hashem per questa cosa. Michal deikachriti, e vuol dire che c'è anche un'altra cosa. Si dice per questa cosa, vuol dire che c'è anche un'altra cosa.
E perciò dice nel singolare alzot, vuol dire che si può pregare solo per una cosa. Bemarav Amre Mishmed Rav Chagai Meacha. In Erzisrael invece dissero, cioè nell'Occidente, che Erzisrael dissero che si impara da Rav Chagai, da stesso insegnamento però da un altro verso. Verachmin mi bai mi kadam il laka shmaya arraza dena, che la richiesta di misericordia dal Signore dei Cieli riguardo a tale segreto. Perciò vuol dire che ce n'è un altro per il quale non pregarono in quel tempo. Nei tempi di Rav Zera decretarono un certo decreto contro l'osservanza religiosa. E decretarono anche che gli ebrei non devono digiunare per digiuni religiosi. Amaro Rav Zera, Nekable Ilavand, accettiamo su di noi Ulechibati Ragzera Litve. E facciamo così, accettiamo su di noi il digiuno senza digiunare adesso, e quando annulleranno il decreto allora digiuneremo. Amrilei rispose a Rosera, Minalha, da dove sai ciò che si può fare così? Che si può accettare il digiuno ma non digiunare e farlo più tardi, digiunare più tardi, dopo che avranno annullato il decreto. Amaleo dichtiv, vaimerlai, altira Daniel, che ascendi a sé. Cioè l'angelo disse a Daniel, non aver timore, Daniel, che mi ha chiamato e notato il libro e la vino di Tanot e Fnei Rokeha nel Shmuto Recha. Dal primo momento, dal primo giorno, da quando tu hai deciso di capire e di digiunare davanti a Hashem, e le tue preghiere furono accettate. Amra Bitzchak, Afir Shanim Kishnei Eliyahu, Vyarduk Shamim, Be'arve Shabbatot, Enanela Sivan Kelela. Durante gli anni di siccità e di carestia, nel tempo di Eliyahu Hanavi, e le piogge se caddero di venerdì, prima di Shabbat, quando la gente deve andare a acquistare cibi e ciò che serve per preparare per Shabbat, ciò è un segno di una maledizione. Hanu Amar Rabba Bar Shila, Kashe Yom HaDemitra Kyom HaDedina, che il giorno della pioggia è come un giorno che uno sta nella corte aspettando il giudizio. Amar Amemar, disse Amemar, Ilo de Tzarech Libraiata, Benarach Meyom Vatlina Lei. Se non fosse per il fatto che la gente ha bisogno della pioggia, l'avremmo già annullata, avremmo chiesto al cielo di annullare la pioggia. E mi immagino qui intende non che avere un'altra pioggia completamente, ma di venerdì, quando la gente deve andare al mercato e fare gli acquisti per Shabbat. Amar Rabbi Yitzchak, Shemesh b'Shabbat tzedakah l'anim. Se c'è il sole durante il Shabbat, ciò è un dono per i poveri. Shenemar, Bezarachah lechem yirei shmi shemesh tzedakah u'marpeh. Che un sole caritevole e splenderà per voi che avete timore del mio nome e che ha un potere particolare di poter guarire. Spiega perché i poveri non sono abituati a mangiare cibi deliziosi che vengono preparati solo per Shabbat, e perciò ciò può causare disturbi intestinali, e ciò serve il sole per farli guarire. Che un giorno durante il quale piove è talmente importante che causa persino a una più piccola moneta che
che sia benedetta. E si intende dire che anche lavori che non necessitano piogge, anche sono benedetti grazie alla benedizione che porta la pioggia. Shneimar, latet midrat zecha beito, ulbarechet kol masiyedecha, affinché benedire tutto ciò che fai, anche cose che non hanno nulla a che vedere con le piogge e con i prodotti. Ve'amar Rabbi Yitzchak, ena bracha mitzuya ela b'davar samui min ayin, shneimar, Yitzav Hashem itcha et avracha v'asamecha, che la bracha, la benedizione, si trova solo in cose nascoste che la persona non può vedere. Perché se la persona, perché dice il verso, che Hashem comanderà che la benedizione nei tuoi granai dove tieni i prodotti. E perché Hashem può mandare una benedizione solo qualcosa che la persona non si può rendere conto, che se la persona si rende conto e vede che è aumentato, allora vede che c'è un miracolo. Hashem non vuole che la persona veda che Hashem fa miracoli. Perciò Hashem fa miracoli solo in maniera tale che la persona non si può rendere conto che è successo un miracolo. Tanat vera bishmael, ena bracha mitzuya ela davar she'en ayin sholetet bo. Cinema di Savashem et Chayet Abraha Abbasamecha, e veramente dice la stessa cosa, essenzialmente uguale a quello che abbiamo detto, solo che usa un'espressione diversa. La prima espressione, Davar Samuminai, vuol dire qualcosa nascosta dall'occhio, e qui vuol dire qualcosa che l'occhio non vede, ma più o meno la stessa cosa. Tanu Rabbanan, i nostri saggi hanno insegnato una breta, Nichnas Lamod et Garno, colui che entra a misurare la quantità di granelli di cereali nel granaio, Omer io razzano fanecha Hashem Elokeinu shetishlach bracha b'maaseh yadeinu, e uno può pregare Hashem che mandi una bracha nel suo prodotto. Itchil amod, se iniziò già a misurare, Omer Baruch Hasholech bracha b'kri hazeh, e benedetto tu sia che tu mandi benedizione in questo cumulo di granelli. Madad, v'achakach birech, se ha già misurato e dopo di ciò ha detto questa berachah, questa preghiera, rezzo tfilachav, questa è una preghiera invano, perché ormai non può più, e come ho detto, Hashem non fa miracoli se la persona si può rendere conto che è successo un miracolo. L'ifish enne berachah mitzuya, ela lo b'davar ha-shakur, ve lo b'davar ha-madud, ve lo b'davar ha-manui, ela b'davar ha-samuminayin, che la bracha non esiste né una cosa che si può pesare, né una cosa che si può misurare, e né una cosa che si può contare, solo una cosa che è nascosta dall'occhio. E adesso dice un mnemonico, e un'assemblea, e brigate, carità, il capo, colui che è in capo a una certa attività, e questo è un mnemonico. Amar Rabbi Yochanan, Gadol Yom HaGshamim Ki Yom Kibbutz Galuyot, che il giorno nel quale piove è talmente importante come il giorno che verranno rassemblati tutti gli ebrei da tutti gli esili. Poiché dice verso Shneimar, Shuv Hashem et Shivutenu Kafikim Banegev, che Hashem faccia tornare tutti gli esiliati, così come Afikim nel deserto. Ven Afikim e la Matar, e Afikim vuol dire rugia, pioggia. Shneimar, Vayera'u Afikim, e appariranno canali nel mare. E perciò vediamo che Afikim significa, si riferisce all'acqua. Ve'amar Yochanan, Gadol Yom HaGshamim Shafilu Giasot Poskot Bo. Il giorno della pioggia è talmente importante che persino le brigate di soldati
e interrompono i propri movimenti. Shenemar, Tlamea Rave Nachat Gedudea, che tu riempi i canali, cioè di pioggia, e fai riposare i soldati delle brigate. Ganova Yochanan, Enakshamin Netzarin, Elabishil Poschezza, Kabarabim, Venotnim. Che le piogge vengono trattenute da Hashem, che non scendono piogge a causa di coloro che promettono di dare carità in pubblico, ma non danno. Sheneemar, Nesim Veruach Vegeshem Ain, Ish Mitalel Bematat Shaker, che nubi e venti, ma non piogge. Quando la persona promette un dono di menzogna, cioè che non mantiene la propria promessa. Cosa significa il verso che dice Aser Teaser? Siamo qui da Tet Udalev. Aser Beshvil Tshitit Aser, che tu dia affinché tu possa diventare ricco. Ma che adesso la Gemara racconta una storia riguardo a questo, ma terminiamo qui e ci incontriamo al prossimo Daf Mitzvah Shem, che è anche interessante, tutto interessante, ma questo può interessare anche coloro che sono meno interessati.